Allora, il Movimento 5 Stelle ha proposto, come sapete, di recuperare 12 miliardi di euro tagliando le pensioni d'oro. Apriti cielo. Apriti cielo, si è sviluppata una polemica che vede protagonisti non quelli che incassano le pensioni d'oro e quelli che continuano a consentire le pensioni d'oro, ma i 5 Stelle. Renzi ha detto una follia tagliare le pensioni da 2.300 euro. I 5 Stelle hanno detto: parliamo di quelle superiori ai 5.000 euro netti. E sul banco degli imputati non ci sono finiti i signori che incassano i vitalizi dorati, no, ci sono finiti i 5 Stelle. Ne parliamo con Claudio Cominardi, buonasera, deputato del Movimento 5 Stelle. Allora, com'è questa vicenda? Buonasera a tutti. Sì, è una vicenda assurda, perché è chiaro che noi abbiamo parlato di queste pensioni sopra i 5.000 euro netti al mese, e se noi prendiamo queste pensioni nel complessivo hanno un costo di 12 miliardi di euro, ma noi non diciamo di fare un taglio lineare, noi dicevamo di inserire un principio redistributivo, e soprattutto tenendo conto del fatto che la maggior parte di queste pensioni sono state maturate con un metodo di carattere retributivo. Retributivo vuol dire che non fa fede quanto tu hai versato, certo, ma fa fede l'entità del reddito che avevi precedentemente. Ma il problema grave del sistema, di questo tipo di sistema, sono le strutture, perché molti hanno avuto, soprattutto nella pubblica amministrazione, ma non solo, degli avanzamenti di carriera al termine, un anno prima dell'uscita dal mondo del lavoro, in modo tale da poter avere una pensione più cospicua. Tipo i generali, i colonnelli che diventano generali, quelle robe lì. Sì, una cosa di questo genere, ma fatta e finalizzata non tanto per il metodo, ma solo esclusivamente per avere un importo pensionistico più elevato. E questo ovviamente comporta comunque un maggior dispendio e una disuguaglianza nei confronti di chi invece non ha potuto beneficiare di questo tipo di trattamento. E io parlo soprattutto del 65% dei pensionati che sono sotto 1.000 euro al mese, che hanno meno di 1.000 euro al mese di pensione, nonostante questi abbiano lavorato una vita. Ecco, rimaniamo al noi e a loro, alla casta e all'anticasta, rimaniamo al fatto che proprio vi vogliono regalare tanti consensi, perché insomma ricordiamo che i 5 Stelle sono gli unici, fino a prova contraria, che hanno fatto delle cose concrete per cercare di segare queste mega pensioni. Ce la farete? Secondo me ce la dobbiamo fare e ce la faremo, perché io credo che il cittadino comune, in quanto noi anche cittadini comuni, è dalla nostra parte. Se parliamo di pensioni d'oro, nessuno di noi percepisce o ha percepito pensioni d'oro, nessuno di noi ha vitalizi, perché i vitalizi sono esistiti fino alla scorsa legislatura, perché li ha aboliti Monti, però ovviamente li ha aboliti la maturazione di questi. Chi li ha acquisiti precedentemente continua a percepirli. Noi vogliamo ovviamente partire da tagliare quelli, quindi è una cosa che noi lo facciamo con un'estrema tranquillità, serenità, perché non sono cose che non ci riguardano, ma riguardano invece tutti i cittadini italiani, che invece devono farsi un mazzo tanto per poi veramente fare la fatica arrivare alla fine del mese. Onorevole Cominardi, è giusto il conto dei soldi che... Allora, ricordiamo che voi restituite anche parte dei soldi ai quali avete diritto per legge. Se seguiste la legge e le procedure, li mettereste in tasca, avete deciso di restituirli. Lei a quanto è arrivato? 240 o di più? 1.000 euro? 240.000 euro. 240.000 euro che lei si poteva mettere in tasca, si poteva fare un viaggio del mondo 7 volte, poteva comprarsi un appartamento, poteva togliersi 1.000 lussi. Da quando è stato eletto ad ora, 240.000 euro che lei ha messo dove? Ha dato a chi? Ha restituito come? Allora, è un fondo dello Stato, quindi non lo gestiamo direttamente noi. Sì, però prima che lei desse questi soldi, che sono arrivati a 240.000 e passa euro, quei soldi se li poteva tenere in tasca, diciamo. Sì, allora, ogni mese a me, come tutti i miei colleghi, entrano nel conto corrente 13-14 mila euro.
Però poi noi facciamo una rendicontazione puntuale relativamente a tutte le spese dell'esercizio del mandato. Quelli che sono usciti dai 5 Stelle hanno cambiato gruppo, se li tengono tutti, ricordiamolo, eh? Ricordiamo che vale, che vale, non lo so, ma lo posso presumere. Che vale per chi è rimasto, e sono tanti per fortuna, per chi è rimasto nel Movimento 5 Stelle, quindi fedele al mandato ricevuto. Ecco, diceva vada avanti. No, anche perché noi poi pubblichiamo tutto online e si possono trovare le scansioni dei bonifici in originale con tanto di firma del cassiere della banca, quindi non si può sfuggire da quel punto di vista. E sì, effettivamente potevo comprarmi una bella macchinina nuova, io ho ancora la mia macchina del 2005 con più di 200.000 chilometri, potevo prendermi una casa nuova, invece sto in questo dignitoso bilocale, una palazzina dove abitavo anche prima. Però sono ricco dentro, cioè perché so comunque di avere uno stipendio dignitoso, perché comunque 3.000 euro al mese, che in realtà diciamo al netto di tutto dovrebbe essere intorno ai 2.500 euro al mese, per me uno stipendio più che dignitoso, e io non voglio arricchirmi facendo politica, per me è una passione, e quindi anzi, se avessi la possibilità veramente lo farei pure gratis. E secondo me questo è lo spirito che deve guidare tutti noi. Ecco perché anche la regola dei due mandati, quindi non fare politica a vita. Chiaro. Io ringrazio Claudio Cominardi, deputato del Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie a voi.